perché studiare la storia dell'arte? Ce lo racconta la professoressa Giulia Orofino, docente di storia dell'arte medievale. Per farlo in due minuti non posso che appellarmi all'articolo 9 della nostra Costituzione, che dice, ed è l'unica Costituzione al mondo a dirlo, che il patrimonio storico-artistico è un bene comune, cioè un bene essenziale della comunità. Perché studiare storia dell'arte all'Università di Cassino? E qui all'Università di Cassino abbiamo tutti gli insegnamenti caratterizzanti, laboratori, progetti di ricerca, per farlo in modo veramente serio e proficuo, anche in vista dei tanti sbocchi lavorativi, occupazionali che sono legati ai beni culturali. Dall'insegnamento, e il nostro piano di studi garantisce l'acquisizione dei CFU necessari per accedere alla classe di insegnamento appunto di storia dell'arte, fino alla ricerca e alle nuove interessanti professioni che sono legate alla, per esempio, alla valorizzazione, alla comunicazione dei beni culturali, ai musei, alle biblioteche. Quali sono in concreto le opportunità per gli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro? L'Università di Cassino, il nostro dipartimento in particolare, è partner del Centro di Eccellenza Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali del Lazio e partecipiamo anche con i nostri studenti ai suoi innovativi progetti che coinvolgono molte imprese del territorio e quindi creano un rapporto diretto tra studio e mondo del lavoro. Abbiamo attivi tre corsi di alta formazione, corsi ai quali si accede con la laurea triennale e sostenuti da borse di studio. Organizziamo tirocini mirati che prevedono la partecipazione dei nostri studenti a scavi archeologici, a campagne di catalogazione e fruizione di beni librari o a progetti come Museo Facile, un progetto pilota di comunicazione e accessibilità al patrimonio museale. E sicuramente chi si iscriverà al corso di laurea in lettere e in particolare al curriculum storico-artistico avrà sicuramente in mano tutti gli strumenti per affrontare un mercato del lavoro che è davvero molto dinamico e stimolante. Quindi vi aspettiamo in tanti. Grazie mille.